Il presepe a scuola, fede, tradizione e attualità. E questo è il titolo del concorso riservato alle scuole elementari di Nuoro, promosso dalle ACLI provinciali. Decine di alunni degli istituti primari cittadini sono impegnati per realizzare, col supporto di insegnanti e genitori e con i materiali più vari e una buona dose di fantasia, quello che per antonomasia è il simbolo del Natale, il presepe. Stamattina, nella scuola elementare di Furredu, si è svolta la cerimonia di premiazione degli istituti che hanno partecipato al concorso. Alla presenza di alunni, insegnanti e genitori delle autorità cittadine, il presidente delle ACLI, Salvatore Urro, ha consegnato gli attestati e i premi in denaro, che però dovranno essere utilizzati per l'acquisto di materiale didattico. Salvatore Urru, presidente delle ACLI di Nuoro, un'iniziativa natalizia che per consolidare una tradizione, quella del presepe. Sì, consolidare questa tradizione e poi per fare una sorta di unione reale tra il mondo delle associazioni e il mondo della scuola. E infatti il concorso, che è la prima edizione, ha avuto come titolo Fede, Tradizione e Attualità. Il tutto nasce dalla nostra forte volontà come associazione di promozione sociale e culturale di iniziare quel percorso virtuoso che vuole partire dalla scuola primaria per poi arrivare anche alle scuole medie e alle scuole superiori. Un concorso che ha dei vincitori, chi sono e cosa riceveranno? Allora, ha avuto una grossa partecipazione, infatti ringrazio tutte le scuole cittadine. Il primo premio verrà assegnato alla scuola primaria di Furredu, il secondo premio alla scuola di via di Biscollai e di via Carbonia e il terzo premio al Mereu. Un'iniziativa da replicare? Sì, sicuramente da replicare, da migliorare in collaborazione con le stesse scuole per fare in modo che proprio diventi un appuntamento fisso in quello che è l'iter sia delle scuole che delle associazioni.